Allora signori, chi sono io? Io sono uno di voi, uno che vuole sostenere Sergio Tedeschi, uno che vuole bene a Sergio Tedeschi. Ma perché? Io conosco Sergio Tedeschi da oltre 20 anni, lavoravamo insieme, lui aveva una specializzazione nell'arma, io quando avevo bisogno, con fiducia massima, mi rivolgevo a Sergio Tedeschi, di persona, per telefono, lo andavo a trovare, Sergio, e ti dava sempre quei consigli sinceri, lineari, che anche se andavano contro la mia idea, lui li esprimeva ed io li seguivo. E allora Sergio, noi per questo, io principalmente per questo, sono qui per esprimerti il mio ringraziamento per quello che è accaduto in precedenza, il mio augurio per quello che verrà. Sergio Tedeschi chi è? Sergio Tedeschi io lo chiamo con un nome che è più conosciuto specialmente dalle persone adulte, il maresciallo dei carabinieri, il maresciallo Tedeschi, che per la sua serietà, per la sua notorietà, per la sua onestà, dalla prima elezione della rappresentanza nell'arma dei carabinieri, fu il primo eletto nella regione Puglia, poi siccome vuole lavorare, è uno che nell'ufficio era l'ultimo di uscire. Allora caro Sergio, non è la patente falso che ti vogliamo dare, ma ti vogliamo mettere un peso sulle spalle, caro Sergio, tutto il Nord Varese ti vuol mettere un peso che sicuramente tu saprai portare avanti, caro Sergio, tenace come sei. E allora io dico, Sergio, volevo dire tante altre cose, ma l'orario è già un po' tardi. Sono tutte belle quelle che stanno. Sono belle, signor, mi fa piacere, la prossima volta mi vengo a candidare, io accorato. Io volevo dire un'altra cosa, signor sindaco, io sono quello che quando lei fece la campagna elettorale le mandai quella lettera, se la ricorda signor sindaco, come coordinatore provinciale dell'arma in congedo, mi colpì uno slogan che anche di Sergio, se lo fa Sergio Tedeschi, che stava davanti sul piazzale dell'ospedale, c'è il dire e il fare, a me piace il fare. Ma guarda un pochettino, non parlava di Dio però. Non parlava di Dio, ma guarda che slogan che usa un politico, ma è chi sono abituati a dire sempre e non fare mai niente. Ma io gli devo mandare una congratulazione. E allora, non conoscendolo, essendo di altro paese, quello di cui non dovete tenere conto di quello che è accaduto, perché caro signor sindaco, caro Sergio Tedeschi, avete un avvocato ipedico, avete una vice destini che stanno facendo il macello pedalando per portare avanti il nome di Sergio Tedeschi. E allora io gli scrissi una lettera al sindaco, dico non sono uno di Corato, non la conosco, non gli ho chiesto mai niente, non le chiederò mai niente, però voglio esprimere le mie congratulazioni per il suo slogan. A me piace la gente che produce, la gente che fa, non che parla. Mi rispose e io la ringrazio adesso pubblicamente. Allora, signori cari, io che cosa voglio dire? Per concludere potrei dilungarmi, non per dire, ma per fare. Sergio Tedeschi ha scritto garanzia della legalità. Io aggiungerei il mio slogan. Noi alla regione vogliamo un uomo puro, Sergio Tedeschi è sicuro.
ringraziamo il sindaco, ringraziamo il collega di consigliere assessore, ringraziamo la gente, le persone, gli amici. Se domani c'è una manifestazione a Bari, c'è una manifestazione a Bari, siete pregati, abbiamo un pullman che parte domani alle 17, abbiamo bisogno di sapere chi vuole partecipare, non per altro, per mandare, evitare, portare un pullman vuoto. Quindi se potete dare il vostro nome, la vostra adesione, ne siamo orgogliosi e grati. Grazie a tutti.